tasse è denaro che viene dalle vostre tasche, è denaro pubblico, e quindi le famiglie possono e devono dare un validissimo contributo per lottare e sconfiggere questo male. Scusate se mi sono un po' dilungato, ma è il tema scottante che ci prende la mano e ci fa fare certe considerazioni che è giusto in queste occasioni che dobbiamo dirci apertamente senza nasconderci dietro un dito. Grazie. La signora Poli qui della fine, mi pare che ho già parlato, qualcuno dei giornalisti può dire qualcosa, se ti avvicini ce l'hanno uno dei due. Volevo ringraziare a nome della Gazzetta del Sud per questo gradino attestato di simpatia. Certo, io stasera sono pure il vice amministratore e sono soddisfatto della partecipazione della cittadinanza di Oliveri. Certo, il problema droga si pone ogni anno con la stessa drammaticità. Il sindaco ha accennato delle statistiche, veramente è spaventoso. Addirittura il fatturato della mafia supera di gran lunga il consumo della benzina. Quindi si immagina un po' la cittadinanza quanto consumo di droga avviene. Poi nessuno ha accennato al fatto della stretta correlazione che c'è tra droga e AIDS. In questo periodo abbiamo notato che ci sono moltissime persone morte per AIDS. La media di questi giorni è di 25 anni. E siccome gli studiosi dicono che circa 10 anni sta in incubazione il virus, si presume che il giovane si sia drogato già all'età di 15 anni. Quindi credo che veramente c'è necessità dell'aiuto di tutti. Noi cosa possiamo augurarci? Che l'anno prossimo sarà un pochino difficile. Ci possiamo trovare tutti qua, magari con una semplice serata di divertimento, senza che ci sia questo problema assillante. Grazie. Di Catania non solo ringrazio l'organizzatore Franco Orlando, ma devo fare un applauso per questa iniziativa. A noi ci viene difficile purtroppo dover affrontare questi discorsi della droga in chiave come quello di questa sera. Non ci viene facile perché di solito siamo costretti, visto la realtà odierna, a scrivere di notizie brutte, triste, notizie di cronaca nera. L'organizzatore questa sera ha fatto un passo avanti, le associazioni che sono impegnate in questo campo sicuramente da questa iniziativa di questa sera potranno dare un vantaggio. E soprattutto un vantaggio, ho visto qui questa sera oltre ai numerosi giovani tantissimi bambini, ed è proprio qui secondo me che bisogna impegnarsi tutti quanti, nelle scuole soprattutto, fare un'azione di prevenzione nelle scuole, cioè far capire ai giovani a che cosa vanno incontro. Se nelle scuole di queste cose non se ne parla, difficilmente poi quando mettiamo i giovani nella società li troviamo abbastanza sbandati. E allora l'organizzazione ha fatto bene oggi a invitare, cioè a coniugare la tombola, la festa della Befana con questa iniziativa. Speriamo che il prossimo anno questa iniziativa possa essere divulgata in altri comuni o che questa iniziativa sia da propulsore a far sì che questa manifestazione diventi a livello comprensoriale. Grazie. Ringraziando tutto per l'augurio per il prossimo anno, io prego i nostri invitati di accomodarsi là al loro posto. Concludiamo ancora l'ultimo applauso.